Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con patate alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, patate tagliate a fette, salsa di pomodoro, olio evo, sale, pepe, origano, mozzarella, parmigiano grattugiato e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, che deve essere calda, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le patate sono leggermente cotte, componiamo la torta salata. Condire la salsa di pomodoro con sale, pepe e olio. Ed amalgamare. Abbiamo bucherellato la pasta brisè e l'abbiamo posizionata su una teglia rivestita con carta da forno. Mettere un cucchiaio di salsa. Posizionare le patate. Mettere la salsa di pomodoro sulle patate. E livellare bene. La mozzarella. L'origano. E il parmigiano. Fare un altro strato di patate. La salsa di pomodoro. La mozzarella, l'origano, e il parmigiano. Chiudere i bordi. E cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Torta salata con patate alla pizzaiola. Grazie e alla prossima ricetta!